Si riparte dalla Sicilia con la quarta tappa, Cefalù-Etna, primo arrivo in salita all'indomani del giorno di riposo. Partenza alle 12.08 per i 195 corridori ancora in gruppo. Avvio fulminante, subito in quattro in fuga il russo Pavel Brut, che vinse una tappa con Tursi Terme 9 anni fa, il sudafricano Van Rensburg, l'italiano Eugenio Alafaci, che vive a Varese, e lo sloveno Jan Polanc, già vincitore all'Abetone 2 anni fa. Prima ora di corsa a quasi 51 km orari di media, troppi per Rohan Dennis, che era caduto nella tappa di Cagliari, a uno dei due capitani della BMC, secondo la Tirreno Adriatico, peccato per lui e per il giro. Si ritira. Al primo Gran Premio della Montagna di Portella Femmina Morta, seconda categoria, al chilometro 90, Van Rensburg precede Polanc, poi Brut e Alafaci, che sono i primi a staccarsi dal gruppo di testa. Polanc resta solo, nel finale attacca l'ultima salita, con 4 minuti e 45 secondi di vantaggio sul gruppo dei migliori. A 17 km dalla conclusione, la maglia rosa Gaviria, vincitore a Cagliari, sbaglia strada. Dal trambusto che ne segue si origina una caduta che coinvolge anche Steven Kruijswijk, nulla di grave comunque per l'olandese a lungo in rosa un anno fa. Nel frattempo Mikel Landa, uno dei capitani del Team Sky Fora, impiegherà 3 km a rientrare. Il forte vento laterale e contrario scoraggia eventuali attacchi. Si punzecchiano Bahrain e Movistara fino ai 3 km dal traguardo, quando ci prova un certo Vincenzo Nibali. Chiude quasi immediatamente il costaricano Andrea Amador, compagno di Quintana. Poi è il russo Ilnur Zakarin a prendere l'iniziativa, l'unico che riesce a fare il vuoto a 1,5 km dal traguardo. Ormai è fatta, intanto davanti per Jan Polanc, 25 anni, sloveno, che regala il primo storico successo a un team degli Emirati Arabi al Giro d'Italia. Precede di 19 secondi Zakarin, di 29 il gruppo, con tutti i migliori, regolato allo sprint dal gallese del Team Sky Geraint Thomas, che incassa 4 secondi di abbuono, mentre il lussemburghese Bob Jungels, settimo al traguardo, già 3 giorni in rosa un anno fa, quando vinse anche la classifica dei giovani, si issa al comando della classifica generale. Che si intinge